Le persone non cambiano mai e di sicuro non lo fanno in meglio. Mi dici cinico, ma insomma dai, ma fantasticare per chi non è sveglio. Io dormo poco male anche se... Credo che Cartagine nella fattispecie fosse la metafora giusta per spiegare questo rapporto, e nel quale lei era come il mare, ma io non ero il sale. E alla fine ho finito per essere Cartagine, nella speranza di non diventare una rovina. E quindi, insomma, questo era importante per me trasmetterlo, quello che c'era da trasmettere, a partire anche dalla copertina, che in cui si ha una visione sottosopra della città, e cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Personalmente parlando, credo che di non sapere da dove nascono le canzoni. Sicuro so da dove non nascono dalla felicità, l'arte in genere, e non nasce dalla solitudine. Crescono nella solitudine, nel senso le crei, ma nascono dalla condivisione, quindi dalla vita. In un momento storico come questo, con quello che abbiamo passato, chi dice che ha scritto ed è riuscito a scavare a fondo durante il lockdown, secondo me o non aveva mai scritto o non sta a scrivere, o peggio ancora sta fingendo, quindi cavalca un'onda, perché in quel periodo uscire con delle canzoni trovavi un pubblico più ricettivo, in quanto erano tutti a casa a fare nulla se non la pizza. In generale forse divento vecchio e quindi divento uno di quei vecchi, di quei vecchi insomma che dicono tutto quello che pensano. Sempre, no? E probabilmente ecco quello che volevo spiegare, che non ho più intenzione di essere per forza politically correct o di dovermi soffermare a una visione, passami il termine, democristiana sempre della cosa, ma colpire dritto il bersaglio. Beh, a parte i filtri, insomma, della cortesia e del rispetto, ecco, cercherò di essere schietto il più possibile. Beh, l'attività autorale ormai sono 3 anni che la faccio, e per me è un gran privilegio. Da una parte c'è il fatto che alcuni grandi interpreti, esecutori, artisti e cantautori che hanno segnato la mia adolescenza o la mia infanzia addirittura in alcuni casi abbiano scelto le mie canzoni, e questo è molto importante, ed è un fattore ego che funziona e che chiude un cerchio, ecco. Dall'altra parte, secondo me, ha altrettanto valore il fatto che mi danno la possibilità di veder nascere per la prima volta, per una seconda volta, le mie canzoni. E questo è impagabile dal punto di vista umano e lavorativo. Adesso mi trovo molto bene a scrivere canzoni. Io credo che, mi rilascio a quello che ti ho detto prima, l'arte non nasce dalla felicità. È evidente che io abbia dei mostri con i quali non ho combattuto e che mi permettono di scrivere certe cose. Per me è una pesca. Io, le canzoni sedimentano dentro di me in questo lago di emozioni. A me tocca pescarle. Certe volte sono più fortunato, prendo un pesce più grande, certe volte prendo Moby Dick, certe volte non prendo niente. O prendo un pesciolino rosso e lo ributto in acqua. Io, finché avrò la possibilità di avere la possibilità, quindi perdonami la ripetizione, di scrivere le mie canzoni ed esserne convinto, lo farò. Non voglio sicuramente arrivare al punto in cui insomma riscrivi te stesso per la 100ª volta senza più un briciolo di fantasia e di shining, di scintillio. Voglio evitarlo quello. Ho sprecato un'occasione, perché io sono andato a Sanremo nel momento migliore per la mia carriera, perché arrivavo da un album che, nonostante mi avessero fatto fare quello che volevano loro, comunque l'album aveva venduto, il tour era andato molto bene, io avevo scritto la title track del disco di Tiziano Ferro con Tiziano, ovviamente, quindi quello era il momento giusto per me di andare. Ho sbagliato perché sono andato con una persona che non conoscevo, con cui non potevo condividere nulla a livello artistico, e questo è una cosa molto importante. E ci sono andato con un brano che era sbagliato. Ma al di là del bello e del brutto, non raccontava nulla di me. Nel momento stesso in cui un cantautore come me, con il mio excursus, con quello che faccio per gli altri, arriva sulla vetrina più importante d'Italia e non racconta niente di se stesso, ha già perso, indipendentemente dal posto in cui poi si piazzerà. Ecco, quindi
In realtà ci sono dei retroscena molto importanti su questo Sanremo. Io volevo presentarmi nei giovani con un pezzo mio che raccontava una cosa mia, però in quel momento storico ero troppo big per essere giovane, troppo giovane per essere big da solo, quindi ho dovuto fare un compromesso e come al solito dai compromessi nascono esperienze costruttive. Ecco cosa nasce. No, no, non lo escludo a priori, perché non si sa mai cosa succederà nella vita. Adesso in questo momento non credo che ci sia la necessità di vedere Rage a Sanremo, proprio in generale. Credo che ci sia la necessità di rivedere Rage, per alcuni. E poi cerchiamo di capire se questi alcuni possano diventare tanti di più. Ma Milano è la città delle grandi opportunità, per me è un luogo di lavoro, non... né più né meno. E, insomma, è una bellissima città. Ovvio io preferisco Torino, però chi viene da Torino ama Torino. Perché? Perché c'è un perché. Perché Torino è misura d'uomo. Torino ha 1 milione di abitanti ma è un paesone. Ogni quartiere è un paese a sé. E scendi di casa, è il tuo, insomma, macellaio di fiducia. Ecco, c'è un clima più da paese. E questo mi aiuta perché a me piace sentirmi a casa e coccolato, sono viziato. Mi piace la zona dove abita mio fratello, che non mi ricordo mai come si chiama, che è super multietnica. No. Precotto? No, quartiere no. Ah, ok. Perdonatemi, non sono così informato. Poi devo essere molto sincero, io vivo Milano negli studi, e nei ristoranti, il che non è male. No, sono stato a San Siro, incredibile, insomma, è come stare a Sanremo, cioè senti proprio le vibrazioni di quel posto, ti arrivano dritte in faccia. E che lo Juventus Stadium anche lì è piccolo, a misura d'uomo.